Ciao a tutti, come state? Allora, sì, ho i capelli bagnati, qualcuno di voi sicuramente lo noterà. Visto che fa caldo oggi, ok, li ho lavati e non li ho asciugati molto. Allora, oggi andiamo a scoprire una città italiana che io personalmente l'ho vista una volta sola, ma vabbè, dire di averla vista è un termine grande perché in realtà ci sono passata, in realtà non l'ho proprio visitata purtroppo, però studiandolo in questi giorni mi ha sorpresa da morire, cioè Ancona, porca miseria, è stupenda, veramente stupenda, cioè è una di quelle città che non ti aspetti proprio. Allora, siamo ovviamente in Italia, verso centro Italia, Regione delle Marche, anche la città principale della Regione delle Marche. Si trova su un territorio piuttosto misto come, come si può dire, come paesaggio, perché vediamo un po' se riesco a farvi vedere un po' i livelli. Questa è una funzione molto utile di Google Street View perché si possono vedere molto bene pianure, montagne, eccetera, eccetera. Quindi si trova molto vicino alla zona del Conero, quindi c'è anche abbastanza rocce, ci sono colline anche abbastanza alte. Lo stesso centro di Ancona è molto un po' tutto su e giù. Questo comporta anche il fatto che, ok, si trova sul mare, quindi chiaramente ci sono delle spiagge, però la maggior parte delle spiagge sono, ci sono poche spiagge di sabbia, la maggior parte sono di sassi, sassolini. Comunque, allora già una cosa che balza all'occhio sono tutte queste linee bianche, che sono tutti i collegamenti marittimi, e quindi principalmente, bah, giusto per tagliare un po' corto, principalmente verso la Croazia e verso la Grecia. Vediamo che vanno molto più in giù, quindi anche verso isole parecchio distanti effettivamente. E si tratta effettivamente di una città molto importante dal punto di vista marittimo. Lo stesso porto di Ancona, ignoranza mia, non lo sapevo, però è veramente uno dei più importanti d'Italia. È il primo porto italiano per traffico internazionale di veicoli e di passeggeri, quindi lo stos, tutte e due. E non solo, Ancona ha diversi mercati ittici. Tutti i mercati ittici di Ancona messi insieme sono il secondo, diciamo, per quantità di pesce, evidentemente, in Italia, sull'Adriatico, dopo Chioggia. Il nome Ancona, sapete che a me piace sempre un po' trovare l'origine dei nomi dei posti, un po' appassionata di toponomastica, sempre stata. E Ancona è un nome effettivamente molto strano, se lo si vede. Ancona viene da Ancon, che vuol dire in realtà gomito, ed è un nome che è stato dato alla città dai greci, che furono effettivamente i fondatori della città. C'erano probabilmente degli insediamenti già prima dei greci, però come città effettivamente la si conosce dal tempo dei greci, in particolare da parte dei dori siracusani, che risiedevano appunto a Siracusa, quindi comunque di stirpe greca, diciamo. E hanno fondato questa città perché nome gomito? No, ok, è un termine un po' strano per una città, per questa forma così strana che ricorda appunto un po' un gomito. È una specie di, diciamo che è una sorta di insenatura naturale che chiaramente è sempre stata molto strategica. Sì, lo so, parlo sempre di cose strategiche sulle città. Però sì, voglio dire, se i greci hanno fondato una città qui, sicuramente non è stato un caso, l'hanno scelta per qualche motivo. È stata fondata dai dori siracusani nel IV secolo a.C. La cosa interessante è che ci si ricorda ancora oggi dell'origine greca di questa città, in quanto la città viene chiamata anche città dorica. La città dorica, ancora la città dorica, appunto perché è stata fondata dai dori. E non lo so, secondo me questa è una cosa veramente molto, molto, molto bella. I greci già sulla sommità del colle cosiddetto Guasco, cioè dove oggi si trova la cattedrale di San Ciriaco, qui, adesso vediamo un attimo come rilievo, se si vede, non si vede molto, comunque insomma è un colle, poi lo andremo a vedere. E sì, è una delle collinette della città di Ancona. Chiaramente come tutta l'Acropoli era stata realizzata in cima ad un colle, quindi in una posizione sulla sommità di un colle, in una posizione rialzata, chiaramente.
Non solo, insieme all'Acropoli avevano realizzato anche un tempio dedicato molto probabilmente ad Afrodite. Ancona passò poi ovviamente anche ai Romani e se diamo un'occhiata, giusto per dare un'occhiata velocemente, poi mi soffermerò su diverse parti di Ancona. Questo, ok, poi ci passeremo e appunto Porto Romano, quindi sì, chiaramente i Romani hanno ben pensato anche loro di sfruttare questa città. Da un punto di vista marittimo, ecco, da qui si vede principalmente da dove partono anche le ferries, i traghetti, principalmente traghetti, diciamo, ma anche ovviamente navi pescherecci, navi da cargo, quindi che trasportano merci. Anche quando Ancona era sotto i Romani, comunque è rimasta una sorta di isola linguistica e culturale greca, in un certo senso, e anche questa è una cosa molto particolare. In età imperiale romana la città svolse un ruolo molto importante di collegamento con l'Oriente, quindi ben più lontano da qui, e proprio per questo Traiano ne ampliò il porto. Tra l'altro, a proposito di Traiano, vediamo qui che c'è anche un arco dedicato a Traiano, chiaramente romano, e che si può vedere oggi ed è rimasto veramente quasi intatto. Come tante altre città della penisola italiana, passò poi da altre popolazioni, passò ad Odoacre, passò agli Ostrogoti, passò ai Bizantini e con i Bizantini la città fece parte della cosiddetta Pentapoli marittima che comprendeva anche Rimini, Pesaro, quindi Pesaro siamo qui, Rimini siamo qui, Senigallia e Fano, ok, Pentapoli quindi 5, Ancona, Senigallia, Fano, Pesaro, Rimini, 5 appunto. Poi nell'VIII secolo passò allo Stato Pontificio e poi fu Marca di Ancona e poi passò anche al Sacro Romano Impero. Uno dei periodi più importanti per la storia di Ancona è sicuramente stato il XII secolo, in cui la città divenne prima libero comune e poi repubblica, quindi si parla di Repubblica di Ancona e sì, chiaramente aveva una sua autonomia piuttosto notevole. Il commercio di Ancona si ampliò talmente tanto da arrivare, ampio perché se no non ci si vede, arrivò fino al Mar Nero, quindi ecco, se si pensa per l'epoca ovviamente era comunque un bel po' distante e tra l'altro era diventata talmente importante che si era pensato ben di difendere anche proprio la zona di Ancona e vennero costruiti 20 castelli nell'entroterra anconetano, quindi di Ancona. Tra l'altro Ancona aveva anche la sua moneta, l'angottano, propri codici di navigazione e come altre città italiane, fondaci e magazzini, porti e quant'altro anche verso l'Oriente. Poi dal XVI secolo Ancona passò sotto lo stato della Chiesa. Il Papa riuscì a prendere controllo della città con uno stratagemma, in un certo senso alla cavallo di Troia, cioè disse agli anconetani: guardate che c'è un attacco dei turchi imminente che sta per arrivare, quindi io vi aiuto e mi metto d'impegno, vi costruisco una cittadella e qui abbiamo la cittadella appunto di Ancona. Quindi una fortezza, sostanzialmente una struttura di difesa della città, ma in realtà appena terminò la costruzione di questa struttura, da quel momento in poi riuscì ad avere il controllo anche politico della città, quindi in realtà è stato uno stratagemma completamente politico. E quindi ben presto la città dovette arrendersi al controllo papale, anche perché la posizione, mica scemo il Papa, la posizione della cittadella era comunque molto strategica, perché i cannoni della cittadella controllavano il porto, e siamo qui, anche qua via, e il centro della città, quindi qui. Durante la Seconda Guerra Mondiale, tra il 1943 e il 1945, la città di Ancona venne colpita particolarmente dai bombardamenti americani, in quanto la città era stata occupata dai tedeschi, e talmente tanti che ci furono 184 bombardamenti solo ad Ancona, quindi ovviamente purtroppo, soprattutto in alcune zone e per alcuni momenti, le conseguenze sono state veramente devastanti. Nonostante questo, per fortuna ci sono ancora moltissimi monumenti che abbiamo la fortuna di poter vedere. Le testimonianze storiche a livello di architettura che possiamo trovare ad Ancona sono veramente incredibili perché spaziano dall'epoca romana, ma probabilmente anche dall'epoca greca.
per passare a strutture anche di epoca paleocristiana e medievali, ovviamente, e anche poi rinascimentali, quindi è veramente incredibile come città. E niente, questa è un po' un'introduzione di Ancona perché, come avete capito, è una città che mi ha colpito particolarmente e sicuramente io stesso dovrò andare a vederla di persona, andare proprio in centro e a farmi un bel giro perché è veramente incredibile. E niente, quindi con i prossimi video, che saranno comunque in italiano, andremo a visitare alcune zone di Ancona, tra cui per esempio andremo a vedere insieme la Cattedrale San Ciriaco, che si trova dove appunto si trova l'Acropoli greca. Vedremo una parte del porto antico, incluso l'Arco di Traiano, e tra l'altro c'è anche un altro arco rinascimentale nel porto. E vedremo poi anche i resti appunto del porto romano, dell'antico porto romano di Ancona e poi Piazza del Plebiscito, quindi andremo a vedere anche un po' il centro e un paio di palazzi pazzeschi. Sono sicura che vi piacerà perché è veramente incredibile. Ovviamente ci sono anche delle spiagge molto belle nelle zone, nei dintorni di Ancona, quindi ecco, se uno vuole combinare le visite turistiche, diciamo più magari di tipo culturale, magari una vacanza proprio rilassante in spiaggia, che sia anche di ciottolato quel che è, lo può fare qui molto tranquillamente e non inizio neanche a parlare di come si mangia Ancona perché si mangia da Dio. Ho dei miei cari amici che lo possono confermare e niente, spero questa introduzione ancora vi sia piaciuta, che vi abbia fatto voglia di vedere i prossimi video dove vi porterò un po' a esplorare la città e che ovviamente vi avrebbe fatto voglia anche di andare a visitare la città stessa. E niente, ricordatevi di mettere like, di iscrivervi al canale e niente, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!